Primo perché abbiamo pagato fisicamente lo sforzo, io conosco questa squadra da solo 8 giorni. Secondo perché è troppo semplice da leggere questa gara. Pescara ha ammucchiato praticamente tutte le palle gol nel secondo tempo, ma soprattutto ha preso 2 regali, i nostri primi 2 gol. Non ricordo una giocata importante. Abbiamo preso un gol su palla da fermo dove eravamo tutti girati e non eravamo attenti. Magari Mancuso è stato anche bravo ad inserirsi, no? Sì, però secondo me era molto evitabile su squadra schierata. Pescara magari poteva evitare anche i gol della Salernitana. Sì, ma mi sembra nel gol di Pucino sia stata più intenzione di Pucino a far gol. Ho avuto la sensazione che le 2 palloni sono scivolati in porta da soli. Dopo, quando abbiamo provato ad aprirla la partita, Pescara ha meritato. Lì ha ammucchiato una serie di opportunità in serie e praticamente ha meritato di vincere. Però il primo tempo non ricordo. Penso che noi abbiamo dato molte difficoltà al Pescara nel primo tempo. Possiamo dire che la svolta della partita è stato il gol del 2-1 del Pescara segnato prima dell'intervallo, perché se la Salernitana, lo ha detto anche Pilon, fosse andata negli spogliatoi sul 2-0 probabilmente nel secondo tempo poteva accadere qualcosa di diverso. Quel gol segnato a 7 minuti dalla fine del primo tempo ha ridato nuova fiducia al Pescara. Mi sono arrabbiato per quello, perché aver riaperto la partita a Pescara praticamente al primo soffio in porta ha determinato fortemente la gara, perché andando a riposo sul 2-0 secondo me il secondo tempo sarebbe stata un'altra partita. Mister, mettiamola così, visto anche che è l'ultimo dell'anno, lei è qui da poco, no? È la terza partita, una vittoria, un pareggio e una sconfitta in una settimana, esatto, quindi grande dispendio, come diceva, di energie. Da studio ricordavano che i colori biancazzurri non portano bene a lei, è così? Ha questi ricordi anche lei? No, a me biancazzurro porta molto bene. Ho fatto 8 anni alla Lazio. No, i colori biancazzurri del Pescara, dico, quando incontro il Pescara. Ma non ne ho tanta memoria storica. Mi ha ricordato Pescara di Simonelli, che aveva vinto qui all'Alarichi. È un volo di memoria, può darsi sì, ma non è che contesto. Gregucci, lei diceva 3 partite in una settimana, aveva iniziato bene con una vittoria, poi il pareggio di Cosenza, oggi la sconfitta con il Pescara, ma qual è l'obiettivo della Salernitana in questo girone di ritorno? Cioè cosa le ha chiesto la società? Cercare di giocare come il primo tempo e poi vedere gli obiettivi per fare un campionato importante, noi vogliamo essere protagonisti di questo campionato. Nel primo tempo siete riusciti molto bene, anche perché avete tenuto bene il campo fisicamente, a limitare proprio anche come qualità di gioco. Anche come qualità, chiaramente, fisicamente e qualitativamente, le giocate magari di Brugman, del centrocampo comunque complessivo del Pescara. Poi anche lì siete scesi nella ripresa. Secondo me Pescara c'ha il miglior centrocampo della categoria. E quindi aver fatto, ripeto, il primo tempo bene ci lascia ottimisti. Poi però il risultato è pesante, è innegabile che noi dovremo migliorare molti parametri.